per iniziamo ora questa processione bellissima come questo dato tradizionale. Da 2 anni che abbiamo ripreso questa bella tradizione di fare la processione del quadro sopra il campo. Ma quest'anno questa processione acquista un valore ancora più bello. Sapete, quest'anno è l'anno giubilare del 400° anniversario del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia. Allora porteremo il quadro di Santa Rosalia in cattedrale. Ecco, vedete che bello, questo sarà un dono che abbiamo fatto noi come parrocchia e come confraternita alla cattedrale, alla parrocchia della cattedrale. Doneremo questo quadro bello di Santa Rosalia. Vogliamo fare una applauso a Santa Rosalia? Grazie. E ora, prima di iniziare, e che bello Stangirone! Thank you.
anche la banda può suonare. Thank you.
Ciao, 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 ciao,
Dio.
Alla mamma mia, Paolo! Paolo, piano, piano, vai, c'è la Alla Santuzza Regione, alle media siciliane,
Il 26 luglio del 2024, nel quarto centenario del ritrovamento delle spoglie mortali di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino e della liberazione della città di Palermo dal flagello della peste, la Confraternita della Madre Santissima del Luna Noviziato, in occasione dei solenni festeggiamenti, rese omaggio alla Santa Patrona di Palermo portando il carro trionfale della Madre del Luna in cattedrale. A perenne ricordo, Palermo 26 luglio 2024. Confraternita Madre Santissima del Luna. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, un modo particolare alla confraternita del Venerdì Santo dei Fornai e quella degli Invalidi. Quindi grazie per la vostra presenza, avete portato anche il carro ed è bello questo gesto. Poi vorrei ringraziare la confraternita per la Madonna del Lupo che era quasi tutta presente e vogliamo affidarci a Santa Rosalia e ora impartirò la benedizione per voi e per le vostre famiglie. Diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, sia con voi. E con il tuo Spirito. Per intercessione di Santa Rosalia, nostra padrona, e della Madre Santissima del Lume, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E viva Santa Rosalia!